Allora, buongiorno a tutti. Andiamo avanti nel nostro sentiero, nel nostro Misilat Yesharim. Allora, cos'è che avevamo detto all'inizio? La Baraita di Rabbi Pinchas Ben Yair dice così: lo studio della Torah conduce alla vigilanza e alla riflessione, la riflessione conduce alla sollecitudine, la sollecitudine conduce alla pulizia dal peccato, la pulizia dal peccato porta alla moderazione, la moderazione porta alla purezza del pensiero e dell'intenzione e la purezza porta, e siamo arrivati proprio qui, alla chasidut, alla bontà, alla pietà. Vediamo che significa chasidut. Che cos'è questa middah della chasidut? Allora, chi è chasid? Chi è la persona pia? La persona pia è la persona che va oltre la regola stretta. Che vuol dire questo? Se sa che bisogna fare una certa cosa, bisogna dare, dico per dire, un tot di soldi in tzedakah, in beneficenza, il chassid vuole dare ancora di più. Noi sappiamo in realtà che in questo caso nel discorso della tzedakah c'è un limite, fino al 20% si può dare del guadagno. Ma chi è il chassid? Il chassid è quello che vuole fare dal punto, nell'ambito delle mitzvot, sempre di più. Come abbiamo studiato, c'è un livello maggiore nelle mitzvot negative, quando abbiamo parlato dell'astinenza e della moderazione, che anche se c'è qualcosa di permesso, tu comunque devi astenerti e cercare di limitare anche quello che è permesso, così in quello che tu devi fare devi cercare di farlo al meglio, a un livello superiore. Come nel negativo io faccio al meglio cercando di limitarmi anche in ciò che è permesso, così nel positivo io faccio ancora di più cercando di fare le mitzvot nel modo migliore possibile, per esempio. Leggiamo per capire meglio che significa questo riuscire a fare sempre di più. Andiamo a pagina 150 e vediamo che cosa dice. Ma colui che ama di un amore vero il creatore non proverà né intenderà osservare solo quello che tutti sanno essere un dovere richiesto all'intera comunità di Israele. Si comporterà invece come si comporta un figlio che ama suo padre. Anche se questi manifestasse con un piccolo cenno un desiderio qualsiasi, suo figlio correrebbe subito a fare tutto il possibile per soddisfarlo. E se anche il padre gli avesse detto una sola volta una mezza parola a suo figlio, ciò basterebbe per capire le intenzioni e fare per lui anche quello che esplicitamente non gli ha chiesto. Che sta dicendo qua? Se noi amiamo veramente HaKadosh Baruch Hu, vogliamo fare il massimo. Non vogliamo fare il minimo. Se noi sappiamo che quella cosa fa piacere a Kadosh Baruch Hu, vogliamo farla al massimo e non dobbiamo aspettare che ce lo chieda più volte. Appena sentiamo un minimo a Kadosh Baruch Hu ci chiede qualcosa, subito dobbiamo farlo, dobbiamo farlo al massimo livello. Questa è la Midat HaSidut, la qualità morale della bontà. Appena avrà compreso da sé quello che fa contento il padre, il figlio non aspetterà che gli venga ordinato in modo più esplicito o che il padre gli rivolga ancora la parola. Questo avviene tra tutte le persone che si vogliono bene, tra marito e moglie, tra padre e figlio, in breve tra tutti coloro che sono uniti da un vero intenso amore. Questo, dice il Ramchal, avviene sempre. Se io amo veramente mia moglie, mio figlio, subito appena so che gli fa piacere qualcosa, subito lo faccio e lo faccio nel modo migliore. Nessuno di costoro dirà: non mi è stato ordinato nient'altro e mi limito a ciò che mi è stato esplicitamente chiesto. Piuttosto, chi ama davvero risalirà sulla base di un comando ai desideri di chi lo ha comandato e si sforzerà di fare quello che ritiene può fargli piacere. Questo è il primo punto. Un altro esempio che porta Ramchal in questo ambito è il discorso dell'iddur mitzvah, cioè di abbellire una mitzvah. Per esempio, se io devo comprare degli oggetti di mitzvah, dei tefillin, uno tzitzit, un talled, eccetera. Oppure se io per esempio devo comprare delle cose per Oneg Shabbat, per il godimento di Shabbat, del buon cibo, della buona carne, del buon vino, dei bei vestiti, lo faccio spendendo più che posso. Perché noi sappiamo che quando la materialità, ossia il denaro, viene usato per qualcosa che ha a che fare con la mitzvah, viene elevato. Leggiamo qua un'altra parte sull'Iddur Mitzvah, sull'abbellimento della Mitzvah. Vediamo che cosa viene detto. Dell'importanza e del valore di ogni precetto abbiamo preso coscienza, anche grazie ai nostri maestri che insegnano: è il mio Dio e lo esalterò. Esaltare qui significa porre raffinati ornamenti davanti a lui attraverso la pratica dei precetti, tzitziot, tefillin,
Sifrei Torah, Lulavim, e se insegnano ancora, per avere il meglio ai fini di compiere una mitzvah si dovrebbe spendere fino a un terzo in più del prezzo normale. Se poi uno spende una cifra maggiore, ci penserà il santo a ricompensarlo. È assolutamente chiara l'opinione espressa dai maestri: non basta solo adempiere un precetto, occorre adempierlo con il dovuto decoro e con bellezza. Ecco un altro esempio. E adesso andiamo invece a vedere un altro aspetto della Chasidut, della Midat Chasidut, della bontà dell'essere pi, e vediamo quali possono essere a livello concreto gli atti di Gemilut Chasadim, ossia gli atti di bontà, perché noi sappiamo che c'è proprio una mitzvah, che è la mitzvah della Gemilut Chasadim, che rientra nella mitzvah della Tzedakah, della beneficenza. La Tzedakah è legata a una donazione materiale, quindi denaro, soldi, cibo, eccetera, mentre la Gemilut Chasadim è legata a una donazione. Si spiega come fare del bene con il mio tempo. E che significa fare Gemilut Chasadim? Che significa fare atti di bontà? Ci sono tanti esempi, ovviamente. Qua il Ramchal ne riporta solamente alcuni e dice: significa non procurare danno né nel corpo, né nella proprietà, né nell'anima di un'altra persona. Che significa? Non procurare danno nel corpo vuol dire farlo stare bene in tutti i modi possibili, materiali, non procurare danno nella proprietà, quindi non danneggiare la proprietà del nostro compagno, non fare una pubblicità negativa alla proprietà del nostro compagno, neanche farla danneggiare da qualcuno, quindi dare dei buoni consigli a livello economico, eccetera. E ancora non danneggiare la sua anima, vuol dire rincuorarlo, rafforzare il suo benessere nella sua anima, quindi per esempio, non affliggerlo con le parole, con degli atti che possono essere fastidiosi e cercare in tutti i modi di avere pace con il nostro compagno, di portargli rispetto, di fare dei gesti che gli dimostrino la nostra vicinanza, il nostro amore, il nostro aiuto, eccetera, eccetera. Questi sono alcuni esempi di Gemilut Chasadim, cioè di atti di bontà, che rientrano nella qualità morale della Chasidut. E adesso il Ramchal apre un altro argomento legato alla Gemilut Chasadim e alla Midat Chasidut, perché dice che questa Midah la dobbiamo portare avanti, ovviamente, con timore e amore. Cioè bisogna essere pii con timore e con amore. Che significa? Che si intende per timore, innanzitutto? Avere timore di Akadosh Baruch Hu vuol dire avere sempre a mente che siamo davanti a Akadosh Baruch Hu. Come scritto, Shiviti Hashem Negdi Tamid, ho posto la presenza di Dio sempre davanti a me. Ogni cosa che io faccio, il nostro comportamento deve essere adatto. Dobbiamo capire che qualunque cosa io faccio, come parlo, come mi comporto, come cammino, mi rivolgo agli altri, come commercio, tutto deve essere fatto secondo il comportamento adeguato, pensando che sono davanti a Kadosh Baruch Hu. Questo è il rispetto e capire sempre, aver sempre a mente la sua superiorità, la sua perfezione, a differenza della pochezza dell'uomo. Questo ci sta dicendo, questo è il rispetto. E il rispetto poi porta all'amore, come sempre in un rapporto di qualunque tipo di relazione. In qualunque tipo di relazione, sempre il prima si deve avere rispetto e timore, poi dopo si può arrivare all'amore. E che significa avere amore per Akadosh Baruch Hu? Significa avere innanzitutto unione con lui, avere la gioia di servire lui e di gioire nelle sue mitzvot. E poi cercare di avere uno zelo nei suoi confronti. Vediamo di che si tratta punto per punto. Vediamo di che si tratta punto per punto. Andiamo a leggere pagina 166. Allora, l'essenza dell'amore di Dio consiste nel desiderio. Anzi, nell'autentica passione che un uomo prova di stare vicino a Dio, di seguire la sua santità, proprio come qualcuno persegue qualcosa che appassionatamente lo attrae. Tale amore si spinge al punto che il ricordo del suo nome, le espressioni in sua lode e l'impegno nello studio della sua Torah e della natura divina gli procurano un profondo e delizioso godimento, come succede a chi ama
la donna della sua giovinezza o il proprio figlio unico, con un amore così intenso che anche il semplice parlare tra loro costituisce una gioia e un piacere. Allora, qua sta dicendo essenzialmente che quando uno ama Kadosh Baruch Hu, capisce che qualunque tipo di rapporto con lui, qualunque tipo di unione con lui gli dà gioia. E qua dice addirittura. Quando il cuore dell'uomo aderisce a Dio al punto che tutto quello che è altro non gli interessa, questo è il vero amore. Quando noi arriviamo ad amare a Kadosh Baruch Hu veramente, quando non mi interessa nient'altro, non mi interessa nient'altro. Io voglio solo fare le mitzvot, voglio solo stare vicino a Kadosh Baruch Hu. E questo stare vicino a Kadosh Baruch Hu è quello che mi dà la gioia più grande. Questo sta dicendo, e come facciamo ad amare a Kadosh Baruch Hu a livello pratico con le mitzvot? E come facciamo ad arrivare a capire e ad avvicinarci a questo amore con Akadosh Baruch Hu? Ovviamente contemplando la creazione. Quando io capisco la grandezza di Akadosh Baruch Hu, allora mi avvicino a lui, allora comincio ad amarlo e quindi capisco che non mi interessa nient'altro e che l'unica gioia che io provo la provo quando mi avvicino a lui. Questo è l'amore per Akadosh Baruch Hu, dice il Ramchal. Andiamo avanti, come una cerva. Cita qua i Teillim, come una cerva anela ai corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, oh Dio. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Quindi qua sta dicendo che l'anima ha questo desiderio di salire e di ricongiungersi e di unirsi a Kadosh Baruch Hu, come se avesse sete di Dio. Quindi c'è questo amore che ci porta ad avvicinarci a Lui, come se noi avessimo sete, la nostra anima, come se avessimo sete e vuole avvicinarsi a Kadosh Baruch Hu. Ancora, andiamo al terzo punto. Abbiamo detto l'unione con Dio, la gioia che provo solo nel godimento e nel fare le mitzvot per HaKadosh Baruch Hu. E il terzo punto dell'amore è lo zelo. Che cos'è lo zelo? In cosa consiste? Consiste nel detestare coloro che detestano Dio. E vediamo che cosa significa. Andiamo a leggere pagina 171. Qua è scritto: è semplice. Chi ama qualcuno non può sopportare di vederlo colpito o insultato e correrà di certo in suo aiuto. Così anche chi ama Dio non sopporterà di vedere il cielo non voglia il suo nome dissacrato o i suoi comandamenti trasgrediti. Che significa? Significa che se qualcuno vede che qualcun altro, come dire, profana il nome di Dio, svergogna la Torah, svergogna le mitzvot, è ovvio che chi ama Kadosh Baruch Hu si alza in piedi. E con questo comportamento zelante interviene per difendere HaKadosh Baruch Hu, perché chi ama qualcuno ovviamente lo vuole difendere, fa di tutto per fare in modo che non venga ostacolato e non venga offeso il suo nome. Questo è l'amore. Quindi ricapitolando, la Midat HaSidut deve essere portata avanti, questa qualità morale della bontà e dell'andare oltre per fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu. Cercare di fare il meglio per HaKadosh Baruch Hu deve essere portata avanti con timore e con amore. Timore, aver sempre presente che HaKadosh Baruch Hu è davanti a noi e quindi con il nostro comportamento deve essere adeguato. Amore, fare di tutto per avvicinarci a Lui e per dimostrare il nostro affetto. Ancora, andiamo avanti. Ultimo punto. Dice Ramchal, questa Midat HaSidut, questa qualità morale della bontà però deve essere messa in pratica con discernimento. Perché? Perché non è detto che sempre sia giusto portarla avanti. Non è per forza giusto sempre portare avanti la qualità morale della bontà. Facciamo un esempio, non è quello che porta Ramchal, però è un esempio abbastanza semplice da capire. Se noi vediamo nel Tanakh l'episodio in cui Shaul deve distruggere Agag, che era un re straniero, e Agag era discendente di Amalek, che noi sappiamo è il nemico più grande del popolo ebraico, che viene da Esav. Ora che succede? Per pietà, Shaul non distrugge Agag, e per questo HaKadosh Baruch Hu lo punirà e gli leverà il regno, d'accordo? Da qua vediamo un esempio in cui la bontà non è per forza una qualità morale che dobbiamo portare avanti sempre e comunque, d'accordo? Questo è un esempio, quindi dice Ramchal, bisogna sempre portarla avanti e metterla in pratica con discernimento. Come si acquisisce la Midat HaSedut, la qualità morale della bontà? Lo studio della Torah ovviamente serve, poi dice Ramchal, bisogna studiare i Sipurei HaSidim, i racconti dei giusti,
che ci fanno capire qual è il comportamento buono, pio e dei nostri maestri, che vanno oltre la regola stretta, che cercano di fare il massimo per HaKadosh Baruch Hu. Bisogna studiare i salmi, i Teillim, riflettere sulla grandezza, come abbiamo detto, di HaKadosh Baruch Hu, sulla nostra pochezza. E soprattutto non dobbiamo dare troppo peso ai piaceri materiali e alle preoccupazioni materiali che ci distolgono invece dallo studio. Questo, diciamo, è un concetto che, come abbiamo visto, il Ramchal lo ripete più volte. E quindi questi sono i modi per acquisire la qualità morale della Chasidut. Ultimo punto molto strano, qua viene detto che ora, ai nostri giorni, però, essendo noi a un livello abbastanza basso, dobbiamo seguire, come dire, una modalità di comportamento, diciamo, un pochino meno rigoroso. Quindi è vero che a livello ideale dobbiamo cercare sempre di fare il massimo, però in questo momento possiamo anche accontentare di fare le cose a un livello base. Perché? Perché il nostro livello ancora non è così alto. E Ramchal fa l'esempio della scuola di Hillel e della scuola di Shammai. La scuola di Shammai portava sempre degli esempi nel fare le mitzvot per HaKadosh Baruch Hu a un livello più rigoroso e più preciso, sempre cercando di fare il massimo nelle mitzvot, eccetera, eccetera. Però poi dice Ramchal, in realtà noi non seguiamo Shammai, noi seguiamo Hillel, che era invece quel maestro che diceva sempre di fare e di applicare le mitzvot a un livello un pochino più basso. Perché? Perché solo quando arriverà il Mashiach noi avremo la possibilità di mettere in pratica le mitzvot secondo la scuola di Shammai e secondo la Midat HaSidut, secondo questa qualità morale della pietà, ossia di cercare sempre di fare il massimo e di andare l'ifnim mishurat ad-din, oltre la regola stretta. Quindi per l'appunto di comprare delle cose speciali per fare le mitzvot, anche spendendo più di un terzo, oppure ancora cercando di fare il massimo nell'applicazione di ogni mitzvah. Quindi in questo momento ancora non siamo a livello, però l'ideale è di arrivare a questa Midat HaSidut. Questo è quello che ci dice Ramchal.